Ciao a tutti, qui Exinco Stellar che vi porta un nuovo video di Pokémon Snake Food. Oddio, quanto adoro questo. Cioè, tipo, è passato tanto tempo da quando ho registrato l'ultima volta. Però questa host me la ricordo perché è bellissima. Io devo assolutamente capire dove l'ha presa, se il creatore di Pokémon Discovery l'ha fatta lui, se l'ha fatta lui, proprio ti nomino Dio. Se non l'hai fatta te, dovrei cercare da dove arriva. Comunque, nello scorso episodio uno di voi mi ha risposto e ha detto: resta lì e fatti uccidere, va bene? E allora vediamo un po' se ci ucciderà davvero, oppure se la nostra Gardenia ci proteggerà dal male. Osio, porti a me. Preparati per essere eliminato. Come mi aspettavo una lotta Pokémon. Dimmi che non è Pokémon tipo fuoco. Machop. Vabbè, Machop. Perché sono paralizzato? Vabbè. Non mi sono curato, ma sono dettagli. Diminuisce la mia difesa. Oh! Bella la paralisi. Soprattutto quando sei sfigato quanto Xinco. Vai Gardenia, sciottalo. Ho detto sciottalo. Ha, i big damage mi dicono, mazzo. Mi dicono che mi fai big damage. 169 punti esperienza. Onix. Questo è goduria per la nostra Gardenia. Questo Onix è proprio... proprio la sua colazione. Buongiorno Gardenia, questa è la tua colazione. Un bel pene fatto con le rocce. Sono sicuro che ti piacerà. Che sto facendo con la mia vita? Ma come? Il mio Onix, mi dispiace, il tuo Onix è stato mangiato da questa bellissima Gardenia. Mi hai sconfitto? È impossibile. Risparmi, ti prego. Ti do il permesso di andare. Ma non c'è niente di più che posso fare. Ok. No, io però volevo che tipo ci desse la scelta. Uccidilo oppure no. Così aumentavo di più i miei will. Bug. Ta ta ta. Qua sotto vediamo un po'. Vabbè, andiamo avanti. Oh. Prima la casa. C'è una vecchietta. Ciao Xinco, come posso aiutarti? Ok, conoscendo ciò che può fare. Voglio vedere se c'è ancora questo bug. Quindi ciò che farò adesso è salvare. Sì. Ah, ma i frammenti sono considerati come le medaglie. Hai capito? Bene, vediamo un po' se c'è sto bug. Aspettate, faccio un'altra cosa. Faccio anche un save state, così faccio il load veloce. Ok, fatto save state. Quindi vediamo se stavolta riusciamo a comprare qualcos'altro. No, buggato, mi dispiace. Vabbè, volevo le pozioni, ma a quanto pare ancora buggato. Quindi, siccome è buggato, lasciamola stare, dato che non credo che ci servino cose. Cosa ne pensi di uscire dalla nostra città? Chi pensi di essere? Ah, grazie. Mi dicono che sei molto ospitale. Un posto sicuramente non importante. Persona sicuramente non importante. Proprio no, non è che tipo ha lo sprite diverso da tutti quanti, quindi... Tu non puoi passare, va bene. Anzi, tu non puoi passare! Riferimenti ovvi a voi sapete cosa. Qui dentro vediamo un po' chi c'è. Ucciderei per... togliere questa roccia. Quale roccia?
Ok, facciamo finta che non aver mai visto questa persona perché a quanto pare è molto malata. Vede rocce dove non ci sono rocce. No! Cos? Italiano? E tu, mia dolce principessa? Oh, chi sei tu? Tu devi essere la persona che ha sconfitto la mia guardia. Non è che mi piaccia molto il fatto che ti sia incrofolato nel mio villaggio. Dato che abbiamo già abbastanza problemi. La scarsezza. Com'è che si dice? La scarsezza di cibo è il maggiore. Vuoi più suggerimenti oltre a tutti i cartelli? Vattene, ora. Yo, Xinko! Oh, sapevo che saresti stato te. Ascolta, dato che abbiamo entrambi... Cioè, siamo entrambi andati da Esculios Village. Sono riuscito a ottenere il primo frammento. Guardalo. Sembra un Charmander. So che non sembra molto considerando, ma considerando le dimensioni del talismano, è un pezzo molto grosso. Sì, sicuro che stai cercando questi pezzi. Possono essere ovunque, da quel che ho capito. I leader dei villaggi li tengono. Alcuni pezzi sono persi nelle foreste, laghi. Pure Pokémon possono averli. Qualsiasi caso può essere, dobbiamo provarli tutti per poter far funzionare il talismano. Cercherò più talismani in quest'area. Il tuo istruttore ti sta cercando. Si trova al nord di qui. Nel lago Kowari. You should visit him. Dovresti andarlo a cercare. Ci vediamo, Xinko. Va bene. Però prima volevo vedere qua dentro. A quanto pare non posso entrare. Va bene. Però adesso posso andare qui. Interessante. Ciao, Zizzagoon. Ah. Così. Diretto, livello 9. Allora, se non ti shotto ti catturo. Destino, ragazzi. Visto? Sono io che decido il mio destino. Aspettate un attimo. Ok, rieccoci. Stavolta non ti sfido. Voglio vedere però se è proprio un bug oppure... Krogunk non mi piace, quindi fanculo, mori. Ma sei serio? Sei serio? Mi hanno davvero avvelenato. Di nuovo. Vabbè, almeno adesso saliamo al 15. E siccome non possiamo comprare antidoti, corriamo a curarci a casa di quella dolce vecchietta. Quanto dà fastidio sta cosa. Che palle il veleno. Odio il veleno, è una cosa più brutta che abbiano mai fatto in Pokémon. Cioè, preferisco la cioè... Quando, perché spero ovviamente che la Nintendo, che la Game Freak lo farà. Quando metteranno che il veleno dimezza anche l'attacco speciale, avrò un motivo in più per odiare il veleno. Ok, andiamo avanti. C'è un altro Krogunk. Fungus. Però io non voglio un fungus, quindi morirai. Anzi, dato che siamo a 15 scappo e basta. Oh, un altro Zigzagoon. Quindi in pratica se parlo di Zizzagoon ho l'intero e gli sfide posso catturarli. Beh, non male come idea, non male, non male.
Allora, una pazzizza con... Oh, professor Dunbar. Ah, Xinko, è bello vederti. Devo parlare con te, ma andiamo in un posto più appropriato. Molto meglio. Adesso abbiamo una bellissima vista di dell'acqua blu. Comunque, ho parlato con un sacco di gente in questa terra. Prima di tutto, molto della civiltà chiamano la landa Leprex Playpen. A quanto pare, il Pokémon più forte nel consiglio è un Pokémon chiamato Lexeren. E per qualche ragione è atterrato su questa isola. In più, per la città in cui sei adesso, esci il più velocemente possibile. Come cavolo si chiamano? Ecco perché non gioco mai i giochi in inglese, che dopo devo tradurvi in italiano. Come i cartelli ti cosono. Ho sentito degli orribili rumori sulle persone di quella città. Dato che stavano morendo tutti quanti di fame, hanno deciso di darsi al cannibalismo. E penso che i rumori siano... Qui, ne ho trovati due! Shit. Bene. Guarda cosa abbiamo qui. Ti ho avvisato di uscirne il più velocemente possibile. E ti abbiamo dato anche una possibilità. Ma adesso il tempo è arrivato. Prendeteli. Cosa? Non toccateci. Lasciateli, stupidi animali. Che bel sorriso. Quindi me lo sta dicendo tipo a voce bassa. Quindi, Xinko, sei sveglio? Non sembra nulla di buono. Sembra una specie di rituale. Dobbiamo uscirne qui in un modo o in un altro. Quindi questo è il sacrificio che condividiamo con il grandissimo Lexeren. Speriamo che rinasca più forte di prima. Flash of Oro. Quindi sciogliamo i nostri nemici e otteniamo... Come si chiamano? Blessings? La benedizione del nostro grandissimo Lexeren. Per il grande Lexeren. Omci wawe hom. Oh, guardate uomini. I soggetti sono svegli. Ora possiamo finire il sacrificio. Omci ci hombabu swa 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 swa. Quindi iniziamo da questo stupido intruso. Oh, Bagon? Che cos'è quello? Boomer, usa braciere sulle corde. Cosa? No, uomini, fermateli! Not so fast! No, per favore, fermate questi intrusi. Dobbiamo finire questo prima che degeneri. Ah, quindi devo sfidare te? Tu e la tua gente non siete benvenuti qui. Tutto ciò che per voi intrusi, tutto ciò che ce n'è bisogno è il sacrificio. Una battaglia Pokémon. Comunque è figo il suo sprite, mi piace. Kowari Leader.
quattro Pokémon di cui un Geodude. Gardenia, è il momento della siesta. Quindi, meno... pure il critico. Questo è stato un overkill, assicurato. Poi, cos'altro mi butti? Geodude. Per fortuna che non ho scelto Flareon. Stalotte sarebbe stato tipo un incubo. È super efficace. Allora, poi, che altro c'è? Aron! No, voglio Aron, voglio un Aggron. Oppure Aggron. No, 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 no. La mia precisione, ti prego, Gardenia, grazie. Grazie, Gardenia. Grazie, Gardenia. Ti voglio bene, Gardenia. Sei la meglio, Gardenia. Proprio chi è il tuo ultimo Pokémon? Steelix. Questo può essere un problema. Sdoppiatore. Vabbè, non mi fa così tanto danni. Vai, Razor Leaf e sciottalo. Sei in serio? Ok, allora facciamo così. Così almeno siamo pari con la precisione. È ovvio. Ovviamente dico sì. Siamo pari con la precisione. Lui che fa utilizza il terremoto, che è tipo a 100 precisione. Double Edge. Ma una volta Double Edge, per quanto ne sapessi io, dava il recoil. Quindi Steelix sta cittando. Oppure non è che magari... Allora, da 35 mi porta a 22. Rischio. Rischio o non rischio? Rischio o non rischio? Sapete che vi dico, fuck it. Fight. Razor Leaf. Adesso misso. Oh. Il miss, attenzione. Il miss di Steelix. Che gli sia costata la partita. Ok. A meno che tipo Iron Head non ci critti, dovremmo aver vinto. Perfetto. Vabbè, il credito l'ho chiamato, quindi è meglio per me. Dai, sali al 16. Gardenia è salita al 16. Impara qualcosa, dai. No. No. Abbiamo fallito l'Exerex. Non scioli lingua. Quindi ci avete sconfitto. Bene. Ora lasciate questo posto. Non andremo da nessuna parte finché non finirete queste cose senza senso. Questo è l'unico. Questo è l'unico punto di questo è l'unico punto che connette i posti qui a fianco. E non voglio che queste persone soffrano per dover camminare attraverso le foreste e venire attaccati dai Pokémon. Questo non è il nostro problema. Abbiamo cose più importanti, tipo cibarci l'un l'altro. We are not going to budge, non so cosa vuol dire. Lasciateci così. Wow, well, if you're not so angry, why did... Ah, sei così affamato, perché non l'hai detto subito? Dentro questa borsa ci sono un sacco di... Berries, oddio! Come si chiamano? Berries. C'è un sacco di frutta, ecco. Bacche. Ecco, bacche. Bacche più preciso. Potete averle tutte. Ci sono così tanti bacche qui dentro. Citrus berries, oran berries, special berries. Wow, così tante.
This is kind of gesture, non ricordo cosa vuol dire. Io e la mia città accettiamo questo regalo. Siete liberi di venire in questa città e passarci attraverso quando volete. Bene, di bene e meglio. C'è una città est di Kowaril dove ho ottenuto le bacche. Ho parlato con loro e hanno detto che sono d'accordo nel cibare le Sculptures Village, so maybe they can. Quindi possono aiutare anche la tua città, forse? Queste sono nuove, bellissime. Le cose sembrano essersi messe a posto a Kowari. È una buona notizia per chiunque. Ora dobbiamo tornare sul nostro cammino. La prossima città nell'est si chiama Berry City. A quanto pare è la città più futuristica di dell'Erex Playpen. Ho anche cercato di ottenere qualche parola sul Chief Arsang. Per il momento nessuna fortuna. Again, keep an out. Cerca per questi frammenti e see you later. La mia città apprezza ciò che avete fatto tu e i tuoi amici. Come riguardo, ti permetto di entrare nella Kowari Hall. Comunque sta attento, ci sono trappole ovunque e nessuno sa che tipo, che genere di cose ci siano lì. Un membro antico della nostra società, Steven, si è barricato lì dentro con tutto il nostro cibo. Ci farebbe piacere se sei in grado di fargli capire che può aprire la porta. È molto buio all'interno e quindi camminare intorno sarà... cioè devi stare attento. Cerca di stare vicino alle finestre e saresti... E andrà tutto bene. Tranne per il fatto che Xinko è un dislessico del cazzo e non riesce a tradurre l'inglese dall'italiano. Ok. Siamo liberi. Più o meno, perché comunque l'episodio finisce qui. Nel prossimo episodio credo che andremo qui dentro, sì. Traditore, sembra essere scritto con il sangue. Bene, nel prossimo episodio andremo a vedere chi è questo traditore e se riusciremo a fargli aprire la porta e a farci dare tutto il cibo che ha tenuto lì con sé. Probabilmente sarà già morto. E probabilmente dentro troveremo dei Pokémon tipo spettro. Quindi noi ci vediamo con il prossimo episodio. Bye bye!